quello che è la filosofia della scuola Subaru, dopo vi dirò un po' di cose riguardo a questo, è una parte della mia chiamata degli strumenti. E in questo naturalmente mi verrà in aiuto da Luca Caldani, che è qui dietro di voi, che magari qualcuno di voi conosce, che è di fatto il responsabile, proprietario, responsabile, numero uno, chiamato come volete, della scuola di pilotaggio Subaru. Arriva da una lunga militanza per quanto riguarda la scuola di pilotaggio, poi vi dirò qualcosa di più nello specifico, per cui entreremo un po' nel dettaglio di quello che appunto, di cosa significa scuola di pilotaggio Subaru. Prima di entrare però nel dettaglio, ha voluto esserci anche il nostro presidente Takashi Yamada, presidente amministratore delegato di Subaru Italia, perché se devo essere sincero, con questo non vuole essere una sberlinata, non vuole essere assolutamente niente in questa direzione. Lui è uno degli artefici, nel senso che quando io gli ho proposto, voi sapete che avevamo già una scuola in passato, dopo per varie vicissitudini la scuola l'abbiamo in qualche modo eliminata, è una brutta parola, però diciamo che ci siamo staccati dalla scuola perché avevamo un tempo, quando ci siamo resi conto che effettivamente bisognava rimetterla in piedi, ed è stata proposta al Presidente, devo dire che lui l'ha accolta di buon gusto ed è stato il fautore di tutto questo progetto e soprattutto quello che ha spinto in maniera molto, molto pesante. Quindi ve lo presento perché voglio darvi il benvenuto anche a lui, prima di iniziare con la parte appunto relativa alla scuola del pilotaggio. Prego Presidente, a lei la parola. Buongiorno, cari amici, buongiorno e benvenuti al circuito di Franciacorta. Oggi siamo qui non per presentare un nuovo prodotto, quello lo faremo dopo le vacanze, ma per farvi conoscere la nostra scuola di pilotaggio. A dire la verità, Subaru Driving School SDS nasce circa un anno fa. E se ricordate, l'avevamo annunciata con un comunicato. Oggi, dopo un anno importante di rodaggio e attività, riteniamo sia arrivato il momento di farvi vedere e provare la grande professionalità dei nostri piloti. Un team che in quest'anno di operativa è stato impegnato soprattutto con la nostra rete di vendita. Vi chiederete perché la rete di vendita? La nostra strategia, che è quella di far provare ai nostri potenziali clienti i prodotti Subaru con piloti professionalisti per capire appieno le peculiarità delle nostre auto. E in questo ci viene in aiuto l'SDS. Dopo di me, Bracani entrerà nel dettaglio e vi spiegherà quali sono le particolarità del progetto SDS, nel quale noi crediamo molto e abbiamo intenzione di usare sempre più come Toretto d'Unio fra noi e un cliente che vuol sapere o provare qualcosa di più. Ma non voglio dilungarmi più di tanto. Lascio quindi la parola a Fratani e Gianluca Caldani per il proseguo del programma. Non mi rimane quindi che augurarvi un buon divertimento e le prove in pista e nell'area di off-road. Grazie, arrivederci. Devo dire che sempre apprezziamo anche noi internamente il fatto che lui voglia sempre parlare italiano, voglia sempre fare sempre il discorso in maniera molto puntuale. Vediamo, come vi dicevo, la prima parte che si dividerà tra quello che è la filosofia, il perché una scuola di pilotaggio quando effettivamente i tempi non sono proprio i migliori per mettere in piedi una struttura del genere, dove è organizzata e alcune altre informazioni riguardo appunto la scuola. Driving School, quando abbiamo pensato a questo progetto, come vi dicevo, il progetto parte 2 anni fa, quando ci siamo resi conto che dovevamo avere qualcuno che ci supportava nelle cose che facevamo soprattutto con i dealer. Il Presidente l'ha detto,
È fondamentale per noi oggi l'aiuto di SDS con la rete di vendita. Però quando l'abbiamo pensata, volevamo creare qualcosa che fosse un po' al di fuori di quello che sono le scuole di pilotaggio intese, soprattutto nell'immaginario collettivo, come vado a fare un corso di pilotaggio perché voglio andare più forte. No, la risposta, volevamo dare delle risposte a quelli che volevano in qualche modo imparare ad avere il controllo completo del veicolo in ogni condizione. Noi siamo famosi per le macchine che vanno dappertutto, in ogni condizione, in ogni situazione climatica, in ogni condizione di fondo stradale. Per cui questo ci veniva sicuramente in aiuto, in creare una scuola che utilizzasse le nostre vetture in determinate condizioni, anche le più disparate. Da qui appunto, come vedremo più avanti, il discorso di effettuare corsi anche nella parte off-road. Adesso non si offendano quelli che parlano, si sente parlare di off-road, perché noi l'abbiamo voluto chiamare cross country, perché off-road sono quelli che vanno fino all'acqua, ai finestrini, piuttosto che hanno la bocchetta dell'aria sul tetto e quant'altro. Non vogliamo arrivare a quei livelli, anche perché le nostre macchine non sono preparate per fare quello. Però sicuramente far vedere le macchine come funzionano e soprattutto l'utente che è a bordo della vettura cosa riesce a fare, quello era uno dei nostri intenti. Seguendo però sempre quello che è sempre la strategia di casa madre, che si fonda appunto sui 5 pillars, dove l'avventura, la sicurezza, il divertimento, il fatto di non essere, di non uniformarsi ad altri brand, quindi da non conformity, e la durata nel tempo. Due di questi, in particolar modo la sicurezza e il divertimento, sono i due, diciamo, fattori fondamentali e predominanti all'interno della scuola di pilotaggio. Ma la scuola di pilotaggio non è solamente l'organizzazione di corsi di pilotaggio, anzi, dopo vedremo i numeri, vedrete quello che è successo nel 2016, che come diceva il Presidente è stato un anno un po' di rodaggio e per vedere cosa riusciranno ancora, cosa si riusciva a fare. Ma il supporto del dealer nelle attività locali. Supporta il sales training, naturalmente internamente abbiamo costantemente dei training a livello di vendite, quindi viene d'aiuto anche la scuola. Partecipa agli eventi press, della verità qualcuno di voi è venuto all'evento Altonale per quest'inverno, a febbraio, fine febbraio, e avete visto che effettivamente la scuola era già operativa a mille in quell'occasione. Organizza eventi e soprattutto gestisce il club Subaru, dopo vedremo cosa significa. Come diceva il Presidente, è un ottimo strumento, un'ottima trade union fra noi e il cliente finale. Perché? Perché di fatto abbiamo riscontrato, ce lo dicono anche i concessionari, che nel momento in cui un venditore va a fare una prova con una vettura, il venditore è sempre percepito come qualcuno che ti vuole in qualche modo piombare la vettura. Cioè qualcuno che ti deve vendere quello che sta proponendo, non è che lo dice e lo fa in maniera, per carità, con cattiveria, però di fatto i venditori sono fatti apposta per vendere le macchine, quindi di conseguenza hanno questa propensione. A differenza del pilota invece, che è più mirato ad essere un consigliere, io ti faccio vedere le potenzialità di questa macchina, dopodiché tu vai dal venditore, saranno cavoli tuoi, l'affare commerciale lo vedrai poi con il venditore. E in questa direzione ci siamo un po' spinti in tutte le attività che abbiamo fatto legate appunto a quello che è le attività con la rete di vendita. Quindi una scuola di pilotaggio che non insegna solo a guidare, ma soprattutto a far conoscere il prodotto. Noi, come sapete, siamo un brand abbastanza di nicchia, siamo un brand di nicchia, quindi di conseguenza non abbiamo grandi potenzialità per poter comunicare il nostro brand, i nostri prodotti. La scuola di pilotaggio in questo modo ci viene molto in aiuto. Perché? Perché a riferimento di fatto, qui vedete un'immagine di un evento che è stato fatto presso una concessionaria, qui la Samauto che è a Trieste, una concessionaria di Trieste, e la cosa che ci fa più piacere è che durante l'anno scorso, quando la scuola di pilotaggio ha cominciato ad essere importata con i concessionari, sono addirittura i concessionari che chiedono a loro di partecipare ai loro eventi a livello locale. Quindi c'è una sensibilità molto forte da parte della rete di vendita che sente la necessità di in qualche modo venire a contatto con la scuola che vada ai loro eventi che organizzano a livello locale. L'anno scorso, l'attività 2016, è cominciata, come dicevo in sordina, perché 5 sono stati i corsi per una ventina di persone che hanno assistito, hanno partecipato al corso, quindi in totale circa 95 persone sono passate dai nostri corsi di pilotaggio e dopo vedremo che tipo di corsi anche facciamo.
ma soprattutto, come vedete, quattro tour itineranti che hanno portato 2.152 persone a provare i nostri prodotti. A volte in maniera mirata con un prodotto specifico, perché magari il cliente di turno veniva per provare solamente una vettura, a volte per provare anche più vetture nella stessa giornata. Perché abbiamo inaugurato gli Abu Days, dove Abu Dhabi sta appunto per 4 o 5 e abbiamo attaccato i Days, 1 e 2, e vedete la quantità di persone che hanno fatto i test durante appunto questi due eventi. Uno è stato lo Snow Experience l'anno scorso, che abbiamo fatto in montagna, avevamo velleità molto maggiori, ma come sapete l'anno scorso, non quest'inverno, l'inverno precedente, avevamo individuato Cortina è stato annullato tutto per mancanza di neve, ahimè. Altrimenti sono stati numeri ancora maggiori, e soprattutto i Driving Days, dove in questo caso, mentre con gli Abu Days la scuola di pilotaggio si muove con le loro vetture, perché dopo vedremo anche tutta la gamma, nel discorso dei Driving Days noi mettiamo a disposizione solamente i piloti, cioè i piloti vanno dai concessionari o si organizza durante una giornata ben precisa, il concessionario chiama i potenziali clienti e provano la vettura in un modo diverso da quello, come dicevo prima, del venditore. Dopo entreremo nel dettaglio per quanto riguarda appunto la squadra, ne vedete tantissimi oggi, ne avete visti vari che circolavano all'interno del paddock, fanno parte appunto del gruppo dei piloti della scuola di pilotaggio, SDS, e per dirvi solamente che abbiamo naturalmente stato in linea con quello che è il sito ufficiale nostro di Subaru Italia, c'è anche il sito di Subaru Driving School. Nel nostro sito iniziale, nella landing page, è posizionato in alto a sinistra, a destra, scusate, guardando, e si accede appunto al sito specifico della scuola di pilotaggio, dove all'interno ci sono tutte le varie sottosezioni, come vedete, corsi di guida, i calendari, le sezioni, il pacco auto, le fotogallerie, i contatti e quant'altro. Ma vi dicevo poc'anzi, la nostra intenzione è quella anche di rimettere in piedi cose che c'erano anche queste in passato, il club, il Subaru Club, che si chiamerà For Fun, come in passato abbiamo riesumato un nome che secondo noi aveva una certa importanza. Perché? Perché vogliamo in qualche modo concentrare, far unire, contattare, far creare delle unioni, delle conoscenze fra gli appassionati Subaru. Noi sappiamo che anche in Italia, oltre che in Europa, ma anche in Italia ce ne sono moltissimi, vogliamo farli incontrare, far creare, o meglio, far vivere le stesse esperienze, magari durante un fine settimana, portandoli ad apprezzare non solo i paesaggi, ma a far vedere anche con le loro vetture, oltre che alle vetture della scuola di pilotaggio, cosa si può fare, cosa si può organizzare. E in questa direzione stiamo andando, dovremmo essere pronti verso settembre. A settembre abbiamo intenzione di partire con il Subaru Club. Abbiamo un gruppo di veramente affezionatissimi in questo ambito, nel senso che persone che sappiamo che parteciperebbero anche pagando, volendo, per cui, forti di questa conoscenza, andremo in questa direzione per creare aggregazione. E poi, come voi sapete, naturalmente, per il discorso del passaparola, speriamo di avere naturalmente sempre più adepti a questo Subaru For Fun, e quindi per fare in modo appunto di vivere l'esperienza Subaru. SDS permette a Subaru di promuovere il brand e i suoi prodotti, come dicevo, attraverso i dealer, riassumendo, attraverso i corsi e attraverso il club. Questa è la nostra intenzione con la Driving School. Driving School che naturalmente vive anche di luce propria, perché non è solamente per quanto riguarda Subaru, o meglio, non usa solamente Subaru, ma poi il buon Gianluca mi introdurrà anche in un mondo tutto della scuola, esclusivo della scuola, che è riferito a questi due materiali grezzi qui sotto il nostro piloncino. Ma dopo entrerà nel dettaglio appunto Gianluca, che non vedo, eccolo qui davanti, al quale naturalmente passo la parola. Grazie mille. Grazie. Bene, buongiorno intanto e benvenuti e grazie di essere venuti. Lo spazio ve lo presento così e vi diamo avanti e indietro. Esatto, lo presentiamo tra qualche minuto, molti li conoscerete sicuramente già. E detto questo, sì, chiaramente come un po' anche nelle altre scuole, cioè le persone che sono qui, che incontrerete dopo, sono tutte persone che hanno più o meno esperienze abbastanza lunghe nei vari settori, per cui dopo quando andrete nella parte off-road troverete persone che hanno esperienze più magari di off-road, nella pista persone che hanno corso in pista, nel drifting c'è chi ha fatto drifting e così via. Quindi ci siamo divisi un pochettino per settori.
Abbiamo a disposizione 9 auto, devo dire che lo sforzo di Subaru è uno sforzo importante perché insomma, 9 auto sono tante, addirittura ne abbiamo qualcuna nel caso dell'STI, quelle blu, quest'anno ci vengono cambiate due volte e non hanno dei chilometraggi impossibili, semplicemente perché in questo modo riusciamo a dare sempre al cliente che comunque viene, che sia al corso, che sia un evento, una macchina assolutamente aggiornata e fresca in termini di chilometraggi. L'anno scorso la macchina che aveva più chilometri dopo un anno ne aveva 22-23.000 o qualcosa del genere, quindi non chilometraggi eccessivi, la macchina viene trovata sempre nelle condizioni migliori. Abbiamo 3 STI, poi dopo abbiamo 2 Forester nella motorizzazione diesel e benzina e anche lì un cambio linertronico e un cambio manuale. Poi abbiamo un Outback, abbiamo 2 XV, anche questa una diesel, una benzina, un cambio linertronico e un cambio manuale e poi abbiamo la Levoque. Dove si può abbiamo l'alternanza tra le motorizzazioni e i cambi in modo tale che quando andiamo a fare gli eventi anche presso la rete possono provare i clienti che vengono delle soluzioni, degli abbinamenti tra motori e cambi che non sono facilmente reperibili. E anche durante i corsi siamo abbastanza snelli, per cui riusciamo, se c'è un cliente che dice io ho la Forester benzina, cerchiamo di accontentarlo e portiamo a fare il corso la Forester benzina. Ci manca la BRZ che in qualche occasione comunque possiamo attingere al parco di Subaru Italia e la gamma direi che comunque c'è tutta, tranne quella c'è tutta. Le STI sono blu, le altre sono tutte bianche, hanno le solite livree, quindi sono tutte simili da quel punto di vista. E dentro poi abbiamo una serie di strumentazioni che vedremo magari in seguito. Durante le prove qualcuno le potrà anche vedere da dietro. Ci spostiamo, non abbiamo una sede fissa, ci spostiamo, questo dà dei pro e dei contro, perché in termini di accoglienza se avessimo una sede fissa potremmo montare 100 bandiere, 1000 metri di striscioni, invece ci spostiamo perché tutte le volte abbiamo il problema di dover preparare, quindi apparecchiare e sparecchiare, però riusciamo ad andare abbastanza incontro alle esigenze delle persone, quindi abbiamo 2 o 3 punti diciamo strategici a livello proprio di posizionamento e riusciamo ad andare, non al sud purtroppo ancora, però riusciamo ad andare abbastanza vicino a molti dei clienti. Utilizziamo nei vari corsi, utilizziamo delle piste che possono essere più o meno veloci, ma quello è in funzione del corso. Utilizziamo anche qualche apparecchiatura un po' particolare, proprio per far apprezzare ancora di più il funzionamento delle auto e comunque per avere qualche parametro che sia meno soggettivo dell'istruttore, ma sia un pochino più reale. Oggi per esempio in una delle prove che farete utilizzerete questo strumento, questa è una telemetria che ci permette di dire all'allievo che viene sì, guarda, hai frenato bene e possiamo anche dirgli dal primo al terzo passaggio hai migliorato di 40 cm gli spazi di frenata, la tua decelerazione questa volta è stata superiore perché hai usato lo sterzo in maniera corretta e così via, quindi si può scendere un pochino più sul tecnico. Le macchine hanno tutte dei camera car, quelle che girano in pista hanno un camera car un pochino più professionale, tra virgolette, ci dà diverse informazioni di sovraimpressione, abbiamo 2 immagini, possiamo poi dopo in seguito, quando l'allievo scende, possiamo vedere appunto quello che ha fatto con la pista. E in altre macchine invece abbiamo delle telecamere un pochettino più semplici che comunque lasciano sempre un ricordo a chi viene. E poi vabbè, insomma, il resto prima lo vedete, utilizziamo dove è possibile un piccolo drone per farci delle autoriprese, poi abbiamo dei tabelloni per gli esercizi cronometrati e così via. Ecco, abbiamo delle attrezzature che utilizziamo, queste non tanto per i corsi quanto invece per gli eventi presso le concessionarie, per trovare le nostre auto che avendo delle caratteristiche in termini di trazione abbastanza evolute anche rispetto alla concorrenza, ci permettono di far vedere bene come funzionano i sistemi. Quindi si può andare dai semplici sistemi a rulli per vedere come avviene la ripartizione tra avanti, dietro, destra e sinistra, ad alcuni esercizi che ci autocostruiamo e adattiamo un pochettino alle caratteristiche delle macchine, che più o meno potete aver visto simili anche in giro. Abbiamo addirittura qualche, non c'è l'immagine qui, ma abbiamo dei punti dove riusciamo ad andare, questo va a 4,50 m, con qualcuno ci avviciniamo ai 10 metri. Tutti gli attrezzi chiaramente oggi devono essere omologati, per cui sono omologati per carichi ben superiori a quelli che poveri Subaru in termini di peso, che peraltro è una macchina generalmente molto leggera.
e vorrei spendere due parole per parlarvi di, invece di Easy Drift, perché oggi una delle aree che faremo è un'area proprio si chiama Drift, dove sbanderemo e lo facciamo utilizzando non più dei sistemi tipo gli skid che abbiamo usato fino a poco tempo fa anche noi. Lo skid era un sistema che ha funzionato bene per tantissimi anni, noi chiaramente essendo itineranti avevamo quelli più semplici, quindi uno skid che ci permettesse in un'ora di essere montato e in 20 minuti di essere smontato. Lo skid ha sempre avuto un po' tutti, hanno sempre avuto il problema che non riuscivano a rendere la sbandata proprio molto molto veritiera, perché le ruote dello skid si devono orientare chiaramente nel senso della forza centrifuga, per cui all'inizio sono in un modo, sono posizionati in un modo e la macchina tiene, poi quando gira la ruota la macchina parte all'improvviso. Lo skid ha anche il problema che permette di fare delle sbandate a bassa velocità, poi diventa quasi ingestibile alle velocità superiori. E tre anni fa abbiamo visto che c'era un prodotto, in Italia non esisteva, un prodotto che si chiama Easy Drift, è un anello, lo vedete anche qui, che dopo utilizzeremo. E questo anello si monta sulle ruote posteriori delle auto o anche sulle anteriori, o volendo anche solo su una carreggiata, e abbassa l'aderenza del pneumatico, che a quel punto non tocca più perché in terra tocca l'anello, abbassa molto l'aderenza rendendola simile più o meno a quella che troviamo sulla neve, e ha il vantaggio di non dover essere adattato rispetto agli skid con le flange e così via come spesso bisogna fare, non ha ingombri laterali che vanno per la sagoma della macchina, che potrebbe creare qualche problema in termini assicurativi in caso di incidente e così via, e permette di sbandare a velocità che vanno da quelle dello skid, quindi da molto piano, a oltre 200 all'ora. Noi la prima volta che siamo andati a provarlo, i collaudatori che ci facevano vedere il sistema andavano a velocità oltre 200 all'ora, per cui la macchina mantiene delle buone caratteristiche in frenata, ha comunque una buona trazione e si può andare a velocità forti. Ne esistono di due misure, non so se qualcuno l'ha mai provato per caso, dopo poi avrete modo di provarlo. È uno strumento che viene continuamente modificato, ogni qualche mese fanno qualche modifica ancora, ha una base in teflon, poi in realtà la consistenza di tutto il materiale è una miscelazione segreta, però la base grossa è in teflon, e è un prodotto fatto in Olanda, è brevettato da una società francese che è francese di Guadalupe, quindi quasi in America. Esiste da 5-6 anni, ormai insomma, si comincia a vedere un po' dappertutto. Dicevo, esiste di due misure, si può montare fino ai cerchi da 18 pollici, quindi nel caso nostro della gamma Subaru riusciamo a montarlo su tutte le macchine, poi credo che arriverà anche in misure superiori. Lo montiamo in pochissimi minuti perché basta sgonfiare, aspirare, proprio creare il vuoto nella gomma dell'auto, ci si mette l'anello sopra, si rigonfia e è pronto. Non perdo ulteriore tempo, il montaggio qui si vede una slide del montaggio, non perdo ulteriore tempo, ma ho piacere proprio che lo possiate provare, perché come dicevo molte persone ancora non lo conoscono e permette di fare delle belle sbandate sia a livello didattico proprio che a livello di divertimento, credo sarà una cosa che vi piacerà. Bene, c'è un video, come faccio Andrea a farlo partire? Non parte, lo facciamo vedere dopo direttamente, lo facciamo vedere dopo, non c'è nessun problema. E volevo dirvi a questo punto due cose sui corsi 2017. L'anno scorso siamo partiti a maggio e siamo partiti piano, proprio un po' volontariamente. Quest'anno abbiamo un po' più di richiesta e abbiamo inserito qualche data in più, se ne integreranno ancora delle altre. Il motivo è che non volevamo, l'idea era quella di non mettere una data e poi cancellarla, per cui abbiamo preferito mettere meno date, però in corso di farli tutti ed eventualmente di aggiungerli. Ad oggi siamo qui, ieri abbiamo finito il corso, questo qui che c'era sulla pista di Franciacorta, poi ne abbiamo un altro i prossimi giorni a luglio, poi dopo ripartiamo da settembre. Manca la parte neve, che chiaramente è nel programma 2018, quest'anno c'è stato qualcosa anche a livello neve, al di là delle manifestazioni ufficiali di Subaru. E abbiamo, devo dire sinceramente, anche a livello di costi siamo posizionati abbastanza bene, cioè abbiamo fatto dei costi che non costino un'esagerazione, lo possiamo fare
perché Subaru sicuramente ci dà una mano, e poi perché utilizziamo, non utilizziamo Monza, Vallelunga, Misano e Mugello, ma utilizziamo degli impianti più piccoli che ci permettono comunque di rendere i prezzi accessibili. Nonostante questo riusciamo ad offrire un buon rapporto tra istruttori auto ed allievi, perché non andiamo mai oltre un allievo, oltre tre allievi per ogni auto di istruttore, e spesso nei corsi magari quelli un pochino più difficili ci limitiamo a due persone per macchina, quindi chi viene ha modo di girare abbastanza. E i costi vanno da 450 euro più IVA del corso di guida sicura a i 750 più IVA del corso di guida sportiva, e poi abbiamo quello sulla neve che per ovvi motivi costa un pochettino di più e arriva a 850 euro. Anche quello di guida sicura, quello di guida sicura è fatto un terzo di pista e due terzi di esercizi, quello di guida sportiva è fatto da metà pista e metà esercizi. Qua sulla neve siamo completamente a pista, quindi gli esercizi sono affogati durante i giri, e anche quello di guida sicura è fatto utilizzando la pista, quindi molti corsi di guida sicura vengono venduti sui piazzali, e noi invece forse costa qualcosina in più rispetto a quelli da meno che si trovano sul mercato, però lo facciamo già utilizzando la pista, e di solito utilizziamo tutta la gamma, per cui molte volte ci telefonano e ci dicono: ma avete corso sul corso di guida sicura utilizzate le STI? Perché quella è un po' poi la macchina che tutti vogliono provare, per cui la risposta è sì, usiamo tutta la gamma possibilmente dappertutto, le STI sono presenti sempre in ogni tipologia di corso. E poi abbiamo il corso, quello che noi abbiamo chiamato Cross Country, che è un corso che lo facciamo in parte utilizzando gli ostacoli artificiali per spiegare il funzionamento dei nostri sistemi di trazione. Credo qualcuno di voi abbia già provato, EyeSight è un sistema che ha alcuni tipi di funzioni, a seconda delle macchine possono essere 6 o 7, quello che fa al caso nostro, quindi quello che proverete dopo, è il sistema di, tra virgolette, di frenata automatica, che è una delle 6 o 7 funzioni di EyeSight, e lo facciamo vedere molto volentieri anche ai clienti, perché non tutti hanno provato per fortuna effettivamente come funziona, ma più che altro spesso persone che vengono da altre case, da altre marche che hanno questo tipo di sistemi, quando provano quello di Subaru difficilmente riescono a fare dei paragoni con gli altri. Il sistema funziona veramente bene. E noi abbiamo una sagoma, che sarà questa linea verticale rossa in fondo, abbiamo una sagoma che rappresenta una delle nostre macchine, e quando sarete con Lorenzo e con Marco verrete proprio invitati ad accelerare la macchina verso l'ostacolo, arrivando poi a un punto predefinito ed è tutto normato, certificato e così via. Si arriva a un certo punto, si lascia chiedere dal gas e lasciamo andare la macchina contro l'ostacolo. Vedrete, qualcuno credo l'abbia già provato, vedrete poi cosa succede. Lo dico brevemente qui, ma questo verrà spiegato nell'area. La filosofia di questo sistema, a differenza magari di altri, non tutti hanno le stesse idee, è quello che l'ultima parola aspetta sempre al guidatore. Il sistema si aspera e aspetta che il guidatore intervenga, per cui arrivati a un certo punto, quando le condizioni sono un po' più critiche proprio di prossimità all'ostacolo, prima veniamo avvisati, quindi sentirete con loro in macchina, sentirete prima un cicalino che vi avvisa che c'è un pericolo imminente. Se non si interviene, a quel punto interviene l'elettronica. Se non siamo proprio a 5 km all'ora, ma siamo un po' più veloci, la frenata, i freni elettromeccanici fanno due tipi di frenate. La prima un po' più leggera, per esattezza a 0,4 G, lo potete anche misurare in macchina con le telemetrie, a 0,4 G, quando 1 è di solito la soglia massima, e frena a 0,4. L'idea è quella di avvisare il guidatore che non avesse sentito il cicalino, di dirgli: io inizio, poi tutto continua la frenata. Se il guidatore non interviene, quello che gli chiederemo di fare, arriva la seconda parte di frenata, che in funzione ancora dello spazio rimanente può essere da 0,8 a 1 G, questi sono i dati tecnici di frenata. La macchina garantisce, il sistema garantisce l'arresto fino a quando la differenza di velocità tra noi e l'ostacolo è di 50 km all'ora, quindi garantisce il non urto in quella fascia, in quel range di velocità, di differenza di velocità,
chiaramente tutto è riferito all'asfalto asciutto, cioè qualsiasi cosa succeda, se c'è l'asfalto asciutto noi addosso alla macchina davanti non ci andremo, anche se quella davanti non fa una decelerazione progressiva e lineare, ma dovesse proprio fermarsi nel punto. E fa, ho piacere proprio che lo proverete, perché fa delle letture veramente fatte bene sulle distanze rispetto alla macchina che c'è davanti. La Subaru non utilizza dei sistemi né radar, né laser, né lidar per valutare la distanza, ma utilizza proprio la tecnica dell'occhio, degli occhi umani, della vista umana, e quindi ci sono due telecamere, sono due stereocamere che sovrapponendo le immagini misurano proprio la profondità, e da lì si ha una percezione proprio della distanza dell'ostacolo che è reale, quindi non abbiamo problemi se un ostacolo non riflette il radar o così via. E proveranno anche velocità, proverete Lorenzo a 30 km a 30 km orari e una anche a bassa velocità, anche per far apprezzare tutte le fasi, perché a 30 all'ora c'è un po' di timore, perché si va contro un ostacolo senza far niente, invece a velocità più bassa si capisce, si percepisce tutte le fasi di intervento del sistema, poi le spiegheremo. L'ultima cosa poi vi lascio, il sistema è molto bello perché ce ne sono alcuni che quando premi il pedale del freno, se il guidatore dovesse intervenire, si escludono. Questo invece, se il guidatore preme il pedale del freno ma non dovesse frenare a sufficienza, ha sempre l'aiuto del freno elettromeccanico che aggiunge la frenata che manca, la quantità che manca. E comunque se il guidatore volesse, tenendo il piede giù, può comunque bypassare tutto. Per cui al gas leggero interviene il sistema, ma se fosse una manovra proprio voluta dall'utente, dal guidatore, si bypassa tutta l'elettronica, anche gli altri sistemi che non abbiamo presentato. Adesso sì. Allora. Cinturarci dietro? Beh, sì. Considerate che la frenata che farà è una frenata di emergenza. Massima forza frenante, ok?